questo è il giorno 3 e siamo finalmente a Costanza. Inizia oggi la nostra esplorazione della Foresta Nera. Partiremo con il lago lo dovete descritto da qualche parte, dove praticamente faremo questa passeggiata, perché dice che è bellissimo da vedere naturalisticamente, ma soprattutto la tappa principale è dove nasce il Danubio. Sì, dove nasce il Danubio. Sì, ma io sto cercando di capire, quindi dammi 5 minuti, non comincia a rompere. Tanto poi. Quando finiamo? Tra poco. Se quando lei deve prendere tre cose e finisce che non se ne andiamo più. Dove siamo? È Maxi Costruzioni, eh? Dove siamo? A Saturni Market. A fare? A prendere latte, succo d'arancia e biscotti per gli altri che dormono, perché noi stamattina ci siamo svegliati e siamo andati in una scoperta. Siamo a Costanza, siamo. Siamo a Costanza? Una sorta di sobborgo. Cioè, è un po' come sta tipo a Monterotondo. No, più che altro c'è presente tipo Roma. Vabbè, dai, comunque siamo in periferia di Costanza e abbiamo fatto colazione in un bar. Carissima colazione. Dove speaking English? No, italiano. Italiano. Ma cassiere ha detto che mercato? Non parla inglese. No. No. Anzi no, perché qui è così. E anche ieri alla fine un altro locale dove siamo stati. In English, no, italiano. In realtà non ci rendiamo conto o facciamo finta di dimenticarci che siamo sempre noi quelli che vanno a romper cazzo. Verde, verde e ancora verde finalmente. Simone, Michela, Puccio, Clelia e Josephine possono iniziare finalmente la loro esplorazione in mezzo ad aria fresca, pulita e quasi del tutto incontaminata. Il cammino inizia intorno al lago Titisé, che è lo specchio d'acqua tra i più belli dell'intera Foresta Nera. Si può costeggiare a piedi o con la bici e scoprire pezzi di fitta foresta. Oppure si può fare come fanno i tedeschi, villeggiatura balneare tramite i tanti camping e le spiagge. È carino? Un bello amore, facciamo un giro, una bella passeggiata, mentre ci mangiamo una cosa. Non siete mangiato una zuppa, ma... Allora vediamo. Carino, è bella la foresta. Mi piace stare, è uno scenario insolito. I posti sono veramente incredibili, c'è il lago di Titisé, già solo il lago di Titisé è comunque bellissimo. È un'oasi veramente in mezzo al nulla. Mi è piaciuto anche il fatto che i tedeschi stessi la vivano come oasi di campeggio, cioè intorno al lago ci sono tutti i campeggi. Infatti bisognerebbe rifarle sempre due volte, e comunque se mai ci fosse una seconda volta non rifiuterei l'idea di provare una sorta di bungalow o campeggio proprio lì sul lago, perché era molto bello. Dopo la pausa pranzo ci si riversa per i mercatini turistici e si decide di prendere un caffè freddo o un gelato. Ci domandiamo come mai così tanti locali si rifanno ai bar italiani senza sapere nemmeno cosa sia un caffè freddo. Mi sembra giusto. Oh, a posto. Poi adesso lavati la faccia, così. Allora, tu sei segnato dove dobbiamo andare adesso, vero? Sì, sì, sì. Okay. Stavo finito il gruppo. Nel pomeriggio ci si dirige verso Donaueschingen. Apparentemente questa cittadina non sembra avere nulla di particolare, eppure nasconde una piccola perla da scoprire. È il luogo dove nasce il Danubio. Ma la cosa assume una connotazione ancora più particolare. Se
sembra una sorta di pozzo delle anime dei giochi di ruolo quando muori e rinasci. In effetti sì, c'è qualcosa di gotico, ancestrale. Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons. È la citazione giusta. O comunque mi ricorda qualche cosa del dottor V. Ma non lo so. Comunque. O come dice Bertoni, dottor V. Dottor V, come dice Bertoni, Roberto, che salutiamo. Ammettiamolo, sembra il pozzo delle anime di qualsiasi gioco di ruolo, oppure il posto dove rinasceva sempre il protagonista del libro Jack delle Ombre. Per oggi è tutto. Si torna verso casa per una cena leggermente più sopportabile dagli intestini dei nostri eroi per prepararsi al giorno successivo. Quindi oltre a questo, quindi l'organizzazione ha anche consistito nel farsi un'idea di quelli che potrebbero essere i pasti che potevamo fare, offrire alla ciurma e fare un minimo di spesa. C'è mia figlia in sottofondo, fare quindi una spesa preventiva in Italia di prodotti che o avremmo trovato di scarsa qualità all'estero oppure avremmo trovato con difficoltà. Tipo pasta e passata di pomodoro. E anche l'olio immancabile da persone che vengono dal sud, dalla Puglia, quindi noi si viaggia con olio extravergine di oliva di produzione propria. La pasta, va bene. Sì, la poi? Mamma. Quando è cotta? Ce la mettiamo la pasta là dentro? Dentro al piatto, ce la mettiamo? Qua, là dentro, brava. Che cosa? La pasta. La scotta? Con le mani, così, brava. Così si prende la pasta, vero? Con le mani dentro al piatto. C'è una cosa per mettere.